Buon pomeriggio a tutti, chiedo, io sono Monica Biglio, e sono direttrice del Dipartimento di Economia e sono felice di poter dare avvio anche a questo odierno incontro, un po' più particolare, visto anche l'ospite che abbiamo. Mi si segnala che si è collegato anche il rettore. Mi permetto di collegarlo a questo punto, e in modo che iniziamo anche con i saluti del rettore. Michele, sei collegato? Sì, sono qua, non so se mi sentite. Ecco, Sì. Buongiorno perfetto, ti vediamo anche. Grazie, grazie per aver a voi. partecipato. Ti lascio due parole per un saluto. Il presidente Tridico è collegato, quindi poi iniziamo. Va bene, vi ringrazio. Beh, volevo fare i complimenti perché è un appuntamento ormai ricorrente che ha un grande successo. I temi sono interessanti, gli ospiti sempre di grande rilievo, oggi in particolare. E chi organizza è stato molto bravo, quindi Grazie. complimenti. Ascolto con grande piacere. Ho avuto piacere di conoscere il presidente Tridico quando qualche mese fa ormai abbiamo inaugurato Santa Marta, in cui ha avuto un ruolo importante. Abbiamo discusso, è stato un pranzo molto, molto piacevole ed è un piacere ritrovarlo qui, anche se adesso non lo vedo sulla griglia, sarà da qualche altra parte delle finestre. Comunque lo saluto, saluto tutti voi. Buon lavoro, ascolto con piacere, grazie. Grazie Michele, grazie. E quindi possiamo riprendere. E appunto, come il rettore ricordava, si tratta di un'occasione che abbiamo creato purtroppo, vista la situazione legata al coronavirus, che ci ha portato anche a permetterci di trovare occasioni e modi in cui riusciamo ad essere in un qualche modo assieme agli studenti, da un lato, e dall'altro offrire occasione di discussione e di incontro anche a un pubblico più ampio, in particolare poi una giornata come oggi. Allora, è già stato scritto in chat, però vi ricordo, come nelle altre occasioni, che per quanto riguarda le domande potete scrivere nella chat pubblica e poi le raccogliamo e alla fine riusciamo ad inoltrarle, cioè a proporle al presidente Tridico. Oggi assieme a me ci sono anche ovviamente il collega Adalberto Perulli, che è ordinario di diritto del lavoro presso il Dipartimento di Economia di Ca' Foscari, e c'è anche il dottor Antonio Pone, direttore regionale dell'INPS Veneto, che poi si unirà a noi per la discussione. Mi permetto di presentare innanzitutto il professor Tridico, quindi, che ringrazio nuovamente per la sua presenza. Poi gli daremo la parola. È stato nominato presidente dell'INPS nel maggio 2019, quindi un anno fa. Peraltro è un collega economista, essendo professore ordinario di politica economica presso il Dipartimento di Economia dell'Università Roma III. Ha svolto attività di ricerca in diverse università europee ed è stato anche titolare della cattedra Jean Monnet dell'Unione Europea in Economic Growth and Welfare Systems ed è attualmente direttore anche del centro di ricerca di eccellenza, sempre Jean Monnet, Labor Welfare and Social Rights. Io darei la parola al collega Perulli per introdurre il tema di quest'oggi e in un qualche modo avviare anche la discussione con il presidente. Adalberto, hai la parola. Adalberto. Mi manca Adalberto. Scusate un attimo. Adalberto, purtroppo ce l'ho, ma non riesco a.
Adalberto? Temo che non sia più collegato. A questo punto io introduco direttamente il presidente, che così. Presidente, ecco, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei. Chiedo scusa, ho perso Adalberto nel passaggio, mi dispiace, comunque avrà modo di intervenire subito dopo. Grazie innanzitutto di essere con noi, immagino abbia sentito anche il nostro lettore, il professor Bogliesi, per il saluto. Ecco, per noi è ovviamente un'occasione particolarmente importante. Abbiamo dedicato questa serie di incontri che finora abbiamo svolto assieme a una serie di colleghi del Dipartimento per parlare dei vari aspetti, degli impatti della situazione di emergenza sanitaria di questo periodo. Ovviamente la sua presenza ci fa riflettere e ci chiede cioè, a noi. Viene da chiedere informazioni maggiori riguardo a quello che saranno gli impatti sul sistema di sicurezza sociale e previdenziale. Ovviamente la situazione è una situazione di emergenza, emergenza anche sociale, non solamente sanitaria, senza precedenti. Il decreto Cura Italia in particolare ha introdotto misure a dir poco eccezionali, creando sia nuovi ammortizzatori sociali, ed estendendo ovviamente la cassa integrazione in deroga, con l'intenzione di attenuare gli impatti, sono stati anche peraltro attenuati appunto le condizioni, la condizionalità del reddito di cittadinanza. E si profila, mi suggeriva il collega, anche la possibilità di un qualcosa che sia appunto reddito di emergenza. L'INPS si è trovata quindi al centro di questo processo, ha gestito milioni di domande, risultano già pagati 6,7 milioni di lavoratori, poi qualche dato più specifico sul Veneto, abbiamo presente anche il direttore Pone e quindi magari qualche informazione in più precisa se le possiamo avere anche per il Veneto, mentre c'è un ritardo sulle casse integrazioni in deroga, ma questa è parzialmente responsabilità delle regioni. Come si è svolto, quindi se ci può raccontare come si è svolto questo lavoro, come è stato possibile e come giudica complessivamente l'operato dell'istituto? Grazie, grazie a voi. Posso parlare? Mi sentite? Sì. Bene, vi ringrazio di questo invito. Sono molto contento di stare virtualmente con voi. Avevamo già in effetti pianificato un intervento di questo tipo a Venezia, alla Ca' Foscari, diverso, o meglio, il contenuto doveva essere diverso, si è trasformato inevitabilmente, purtroppo, per ovvie ragioni. Avevamo previsto con Adalberto un intervento a fine aprile, che tra l'altro c'è stato anche l'anno scorso a maggio su un tema ovviamente diverso. Sono contento e andiamo subito. Io ho anche una presentazione e quindi a un certo punto la vorrei fare, ma vorrei fare un'introduzione, se possibile. Certo. Anche per non dare soltanto numeri, perché mi rendo conto che, e immagino, non sono davanti a una platea di giornalisti che è interessata a numeri di quanti bonus abbiamo pagati, sebbene queste sono informazioni importanti che darò molto volentieri. Vorrei però dire qualcosa di contesto e qualcosa, come dire, che qualifica maggiormente il nostro ambito di lavoro. Innanzitutto noi ci troviamo di fronte ad una crisi diversa, una crisi esogena, diremmo, rispetto alle crisi endogene, soprattutto ad esempio l'ultima, quella delle istituzioni proprie del sistema capitalistico che ha investito l'Europa e l'Italia nel 2009 e poi nel 2012. Questa è una crisi esogena che viene poi da una variabile non economica, una variabile esterna. E inoltre è una crisi repentina.
noi spesso economisti facciamo delle ipotesi di laboratorio e diciamo, ipotizziamo che c'è uno shock e poi ci astraiamo da tempo e da contesto e lo shock arriva e porta via, che ne so, il 20% del reddito in un minuto. Ecco, è successa la stessa cosa, un'ipotesi di scuola incredibile, perché appunto quando noi nella realtà invece vediamo gli shock sono graduali, anche la stessa crisi si verifica con un inizio, ma poi si porta indietro aspettative negative e quindi crollo del reddito, crollo degli investimenti. Invece questa volta abbiamo una crisi repentina, non ci sono aspettative che si sono formate rispetto a precedenti ipotesi, ma è un crollo dovuto a un fenomeno esogeno incontrollabile. In questo contesto in cui, che poi appunto in questi termini è qualificato appunto dal punto di vista scientifico, come noi invece spesso diciamo dal punto di vista giornalistico lo qualifichiamo diversamente, però la risposta è la medesima, se posso. In questo contesto diverso, strano, repentino, il Paese, permettetemi di dire, non si è trovato impreparato. L'Istituto L'INPS, che rappresenta il welfare degli italiani, di questo parlerò oggi, ha una catena di strumenti che sostanzialmente risponde persino a questa esigenza. Cioè a dire, noi abbiamo un welfare oggi che copre dai poveri, dai poverissimi, fino ai pensionati con un'integrazione al minimo delle pensioni, passando per lavoratori dipendenti, la cassa integrazione, lavoratori autonomi, i bonus che ci siamo inventati, i congedi per chi stava fuori dalla famiglia, il sostegno alla famiglia per chi ha figli che non può mandare più a scuola, i bonus babysitter. Come dire, una batteria di strumenti messa in piedi nell'arco di tanto tempo. Il reddito di cittadinanza è stato introdotto solo l'anno scorso. Altri strumenti molto più vecchi, la cassa integrazione, che rispondono anche a logiche anche diverse, e se avrò tempo ne parlerò. E poi gli strumenti invece più nuovi, che abbiamo messo su in 15 giorni di tempo, e in altri 15 giorni abbiamo fatto fare domanda e risposto ai cittadini il 15 aprile, cioè una categoria anch'essa abbastanza distante di solito dall'istituto, gli autonomi, le partite IVA, i commercianti, gli artigiani, persone che nella maggior parte dei casi non hanno nemmeno un PIN. Voi vi direte, ma che cos'è questo PIN? Io apro un PIN nella pagina Facebook, ci metto 3 secondi. La differenza tra il PIN dell'INPS e il PIN della pagina di Facebook è enorme e non può essere ridicolizzata e schernita con troppa frettolosità. Il PIN dell'istituto è una carta di identità digitale che ti permette di fare una pensione per tutta la vita. Non possiamo farla come si fa una pagina di Facebook. Ma questo per dire che l'istituto, con tutte le sue procedure complesse ma semplificate oltremodo in questo periodo, ha risposto dal povero fino all'autonomo con una certa tempestività nell'arco di un mese. Noi stiamo gestendo 11 miliardi di erogazioni per circa 10 milioni di persone in questa prima fase. Probabilmente adesso i fondi si raddoppieranno l'obiettivo era essenzialmente quello di mantenere una liquidità nel sistema economico, un reddito disponibile che non crollasse troppo rispetto a una domanda che necessariamente ci doveva essere, perché poi alla riapertura le aziende altrimenti non sanno a chi vendere i loro prodotti. Si è discusso molto in questa fase se era giusto intervenire sui lavoratori oppure sulle aziende. Da economista permettetemi di dire che se non si sostiene la domanda in questo periodo e se si fosse ad esempio sostenuto l'azienda, mettiamo, ipotizziamo, riducendo tutte le tasse o i costi o incentivando al massimo, comunque le aziende a chi avrebbero venduto queste robe che producevano se la domanda non c'era? Quindi è opportuno ricordare che in questa fase era necessario mantenere un livello di reddito, un livello di liquidità adeguato per rendere possibile alla riapertura alle stesse aziende di vendere i prodotti che producono. Ovviamente nella seconda fase l'obiettivo dovrà essere necessariamente più centrato sulle aziende che riaprono e quindi sull'accompagnamento verso una maggiore facilità di fare business. Se mi permettete, quindi, dopo questa introduzione vorrei farvi vedere dei numeri, così tanto per contestualizzare e ipotizzare. Immagino che ci sia una possibilità di sharing. Sì, a modo di share screen. Sì, sì, sì.
Perfetto. Forse già vedete qualcosa? Sì. Ok. Bene. E dunque, questi sono un po' i numeri di cui parliamo. 11 milioni e mezzo di persone per 10,2 miliardi nel decreto 18 del 2020. Nel nuovo decreto, quello che è in corso di formazione, c'è un rinnovo delle prestazioni, un aumento probabilmente per alcune categorie e c'è una possibilità di raggiungere le persone escluse fino adesso. Poco fa ho avuto modo di dire che il welfare era pronto e ha coperto praticamente tutti, però in realtà c'è una piccola eccezione. Ci sono oggi persone non coperte dai nostri interventi per due motivi. Uno, sono le colf, le badanti, probabilmente perché c'è stato un errore di valutazione, si pensava che esse potessero essere raggiunti da altri strumenti quali il reddito di cittadinanza oppure che nella maggior parte dei casi avrebbero potuto continuare a lavorare. E l'altro è una categoria, come dire, siamo in ambiente scientifico e possiamo, al di là di qualsiasi valutazione di ordine morale, possiamo dirlo, si tratta di lavoratori che molto spesso sfuggono, sicuramente sfuggono all'istituto, io non so chi sono perché non abbiamo contezza di loro, parlo di lavoratori a nero, cioè ovviamente li abbiamo nelle stime dell'Istat ma non li abbiamo negli archivi dell'istituto. Sono famiglie che in presenza e in assenza di un lavoro, di qualsiasi tipo, in chiaro o a nero, cadono inevitabilmente in povertà o comunque nei prossimi della povertà. E allora, a parte questa categoria, dicevo, l'istituto ha raggiunto tutte le categorie di lavoratori. Dicevo, la cassa integrazione per i dipendenti, il reddito di cittadinanza per i poveri è aumentato del 10% in quest'ultimo mese e i bonus per i lavoratori in autonomia, per i lavoratori autonomi, partita IVA, commercianti, artigiani, agricoli e spettacolo, aggiungendo a questo appunto il congedo straordinario, il congedo 104, anch'esso allungato fino a 15 giorni e poi il cosiddetto bonus babysitting. Una serie di valori che vedete in questa tabella per un totale di 11,5 miliardi. Il congedo straordinario raggiunge un numero di famiglie inferiori rispetto alla cassa integrazione ai bonus. Parliamo soltanto di 237.000 famiglie. Perché inferiore? Perché la maggior parte delle famiglie stanno a casa, ovviamente, quindi non stanno lavorando. Il congedo era elargito in presenza di entrambi i genitori tenuti al lavoro. E poi abbiamo il bonus babysitting. Anche questo doveva essere elargito, deve essere elargito in presenza di entrambi i genitori al lavoro. E il numero di domande è di circa 78.000 domande che noi abbiamo in gran parte già evaso. I bonus invece sono la categoria più innovativa che l'istituto, dicevo, ha messo su in due settimane, è anche la categoria che ci ha creato un certo numero di problemi soprattutto il primo di aprile, dovuto sostanzialmente a un contesto anch'esso abbastanza difficile di emergenza, di un afflusso enorme di domande capitate il primo del mese, perché probabilmente molti pensavano che ci sarebbe stato una sorta di ordine cronologico. Ora, su questo si è scritto molto, anche in modo speculativo. Il punto è che tutte le prestazioni, dal 2012 in poi, tutte le prestazioni sociali hanno limiti di spesa. Il reddito di cittadinanza ha un limite di spesa, il REI aveva un limite di spesa, quota 100 ha un limite di spesa. Che vuol dire? Vuol dire che il legislatore a un certo punto, per regole di bilancio, dice che se non bastano i soldi si ferma l'erogazione e la stessa cosa era prevista per le altre misure di ordine sociale. È prevista anche per queste misure. Tuttavia le stime dell'istituto, nel caso specifico per 5 milioni di autonomi e partita IVA, sono così generose, così prudenti, così come sono state del resto anche per reddito di cittadinanza e quota 100. Noi ci ispiriamo a una valutazione prudente del bilancio pubblico, della stima della spesa di bilancio pubblico. In effetti, ad esempio,
quota 100 è stimata con un tasso di espansione dell'80%, ma meno del 60% delle persone ha avuto accesso, tanto è che abbiamo parlato nei mesi scorsi di risparmi di quota 100. Sull'indennità Covid abbiamo stimato una platea prudente di 5 milioni e oggi abbiamo un numero di domande di 4,5 milioni di persone. E quindi anche qui siamo al di sotto del massimo stimato. Queste persone sono agricoli, commercianti, artigiani, ma anche stagionali del turismo e co-co-co e liberi professionisti. Quindi una platea che di solito anche qui molto che difficilmente si è avvicinata in passato all'istituto per prestazioni. 2 milioni di questi, ad esempio, non avevano proprio il PIN, non avevano proprio una modalità di accesso all'istituto, e di solito è gente che frequenta poco i patronati o le sedi. Quindi per loro si è dovuto creare una procedura nuova e anche facilitare un accesso con il cosiddetto mezzo PIN, un PIN semplificato che è rilasciato soltanto sulle pagine del sito. Queste sono le domande che abbiamo ricevuto fino a qualche giorno fa, quindi sono a 4 milioni, oggi abbiamo 4,5 milioni di domande e come vedete la Lombardia è la prima regione d'Italia, seguita da Puglia, Sicilia, Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio in termini di domande. Anche in termini di prestazioni la proporzione, la scala rimane esattamente la stessa. La percentuale a cui noi ci rivolgiamo è prevalentemente commercianti e artigiani, lavoratori autonomi, il cosiddetto articolo 28 del DL18 del 2020. E poi ci sono co-co-co e partite IVA, e di seguito abbiamo agricoli, stagionali del turismo e lavoratori dello spettacolo. È anche interessante, e se siete interessati ve lo faccio vedere alla fine, vedere come queste categorie sono sparse per il paese. Qui abbiamo una fotografia in un certo senso speculare rispetto a quella che di solito conosciamo con il reddito di cittadinanza, e anche dovuta alla fisionomia produttiva del paese. È interessante vedere, ad esempio, che la maggior parte degli autonomi sono uomini e invece c'è una sostanzialmente una equidistribuzione tra uomini e donne per quanto riguarda partite IVA e per quanto riguarda stagionali del turismo. In agricoltura sorprende che soltanto il 60% è uomini e il 40% è donna, ma in realtà vediamo anche che c'è una presenza cospicua che riflette anche la popolazione straniera in Italia o dei nati all'estero, di circa il 12%, quindi superiore anche alla popolazione statisticamente nata all'estero rispetto a quella nata in Italia, o pari all'87%. Vado veloce con i numeri per non annoiarvi troppo queste sono le prestazioni erogate fino a qualche giorno fa. Vedete che c'è una prevalenza delle regioni, diciamo così, anche nel centro-nord, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, ovviamente poi Campania e Sicilia, che hanno una popolazione molto cospicua, hanno anch'esse una presenza importante nei bonus da 600 euro. Qui vi dicevo, è interessante vedere la struttura produttiva del paese attraverso questi bonus. I co-co-co, che è la prima, quello che voi vedete sulla vostra sinistra, co-co-co e liberi professionisti, sono in gran parte concentrati in, o meglio, c'è una presenza più importante in Lombardia, Lazio e poi Toscana. In gli autonomi c'è una presenza importante, di nuovo, nel centro-nord del paese. Gli stagionali del turismo si riequilibra in un certo senso, di nuovo la presenza, spicca soltanto la prevalenza di Sardegna e di Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta, regioni che probabilmente in questo periodo avrebbero avuto turismo più spinto. Invece per quanto riguarda gli agricoli vediamo una prevalenza nelle regioni del sud e
lo spettacolo non sorprende nemmeno qui una prevalenza nel Lazio e nelle regioni un po' del centro, ma soprattutto il Lazio. Ecco, questo adesso passiamo alla cassa integrazione. Sulla cassa integrazione fatemi dire tuttavia fatemi spendere due parole. La cassa integrazione è uno strumento storico del paese, esiste, è uno dei primi strumenti di flessibilità, anzi è il primo strumento di flessibilità nato in Italia. È legato a logiche sindacali, a logiche industriali, a logiche di rapporti tra imprese e tra lavoratori, sindacati, a cui essi tengono molto. Ed è anche molto difficile pensare di voler cambiare, rivoluzionare o in qualche modo riformare la cassa integrazione, che consta di quattro passaggi principali. La domanda, l'autorizzazione da parte dell'istituto, una domanda però su un preventivo, non sull'effettivo. A fine mese le aziende fanno i conti e dicono di quanto quello preventivato è stato effettivamente in cassa integrazione e mandano un terzo documento, il modello SR41, appunto, famosissimo, dove c'è un effettivo orario con corrispondente IBAN di persone che sono andate in cassa integrazione. E poi c'è un quarto momento che è il pagamento vero e proprio. Questi momenti sono scanditi anche da documenti che le aziende di solito portavano ad evidenza della loro crisi, cioè la relazione tecnica, l'accordo sindacale. Sono anche momenti in cui sindacati o aziende fanno le loro politiche, le loro scelte, fanno anche molta membership i sindacati in questo momento. Pensare di toccare qualcosa all'interno di questo schema è molto difficile. Noi tuttavia abbiamo semplificato, abbiamo tolto di mezzo tutti i documenti che non erano necessari, gli accordi sindacali, le relazioni tecniche, abbiamo semplificato oltremodo il modello di trasmissione dei dati con le ore effettivamente svolte di cassa integrazione e adesso in tanti casi stiamo già al pagamento. Sulla cassa integrazione in effetti abbiamo un tasso di definito pari al 60% e sono passati meno di 30 giorni dalle domande di alcune aziende. Molte aziende hanno mandato gli SR41, li stanno mandando ancora in corso soltanto qualche giorno fa. L'altro strumento importante è la cassa in deroga. Qui, anche qui, è uno strumento a cui le regioni questa volta, non i sindacati o le aziende, ma le regioni, sono molto affezionate. Anche qui per ovvi motivi c'è l'articolo 117 della Costituzione, c'è la ripartizione dei fondi e anche qui sarebbe difficile, a mio parere, riuscire a intervenire e a modificare, se non prima aver fatto passaggi politici oltre che istituzionali in conferenza Stato-Regioni, eccetera, perché le regioni sono molto affezionate alle loro ripartizioni, anzi, in passato molte regioni utilizzavano, diciamo così, la politica della cassa in deroga anche per fare politica regionale, diciamo così, che potesse creare consensi. Ed è stato un dramma nel paese, tant'è che per un pezzo di storia si è anche abrogata questa possibilità. Ora è ripresa perché appunto l'emergenza lo rendeva necessaria, è ripresa in realtà negli ultimi mesi, ma sostanzialmente il costrutto è rimasto uguale. E qui registriamo ancora molte regioni che non hanno mandato tutti i flussi completi delle casse integrazioni. Quindi per molti siamo al primo stadio, allo stadio in cui le aziende fanno richiesta alle regioni per l'autorizzazione e poi ottengono dall'INPS in un momento successivo, dopo l'SR41, quindi dopo la trasmissione dell'effettiva cassa integrazione, ottengono il pagato. Perché c'è una differenza tra il preventivato e l'effettivo? Perché quando un'impresa chiede una cassa integrazione per 30 lavoratori, faccio per dire, a fine mese probabilmente non ne ha, ha utilizzato qualcuno di questi 30, magari ha fatto pulire il magazzino, magari ha utilizzato qualcuno di questi lavoratori in altro modo. Quindi quando va effettivamente a rendicontare all'INPS le ore che ha utilizzato di questo preventivato, scopriamo che ne dobbiamo pagare soltanto 15 e non 30. E badate, le aziende anche in questo momento possono fare domanda di cassa integrazione entro quattro mesi dalla data della crisi sostanzialmente. Quindi è una procedura complessa durante la quale le aziende per la maggior parte hanno sempre anticipato il primo mese almeno di cassa integrazione, che faceva stare tranquilli i sindacati e poi permetteva all'istituto di intervenire
successivamente. Anche in questa fase l'anticipo per tre quarti ha funzionato. Noi oggi abbiamo circa quasi 7 milioni di domande di cassa integrazione di beneficiari e circa 4,5 milioni sono state già anticipate dalle aziende, considerando tutte le varie tipologie di cassa, il FIS e anche la cassa integrazione appunto. Circa 4 milioni e mezzo sono state già anticipate e le altre noi le stiamo pagando a conguaglio. Immagino che poi il dottor Pone vi darà anche dei dati a livello regionale per la regione che più vi interessa. Io cercherò di dare un quadro generale. Cos'è che abbiamo fatto con la cassa integrazione tuttavia? Abbiamo creato una causale diversa, unica e soprattutto immediata. Covid-19, a cui tutte le aziende, tutte, ma proprio tutte, cioè anche quelle con un dipendente appunto attraverso la deroga, anche quelle con un numero di dipendenti inferiore a 5, anche quelle con un numero di dipendenti inferiore a 15, insomma abbiamo coperto nelle varie eccezioni previste in decreto 18 del 2020 tutte le possibili tipologie di aziende del paese racchiuse all'interno dell'emergenza Covid-19 per 9 settimane, quindi non c'è più il limite delle 52 settimane nel biennio, non c'è più il limite dei 24 mesi nei 5 anni, non c'è più il limite dell'un terzo delle ore lavorabili, insomma sono saltati tutti i limiti e questo è come fosse una bolla all'interno della quale tutte le aziende, anche quelle che non hanno probabilmente contribuito, perché buona parte, almeno quella ordinaria, buona parte della cassa integrazione è sovvenzionata attraverso contributi di aziende e lavoratori. Qui si fa eccezione a tutti e si cerca di raggiungere, anzi si raggiunge teoricamente tutti i lavoratori, tutte le aziende. Anche in caso le aziende avessero una cassa integrazione straordinaria, potrebbero oggi trasformarla in cassa integrazione ordinaria. E l'istruttoria, sebbene scandita da quei 4 passaggi, quell'istruttoria diventa effettivamente invece molto più semplificata. Vado veloce però sulle modalità attraverso le quali si fa l'istruttoria, perché non è questo l'audience esatto, ma il numero però esatto di appunto cassa integrazione è utile anche qui. Vi dicevo, a memoria erano appunto oltre 7 milioni di individui, di questi 4,7 sono stati già pagati all'interno di questo schema e vengono conguagliati dall'istituto, vengono conguagliati sulle aziende direttamente. Noi abbiamo uno sforzo quindi che stiamo implementando in questi giorni su 2,6 milioni oltre che sui 4,7 milioni a conguaglio e questo però prescinde dalla deroga, dalla cassa integrazione in deroga che invece ha un percorso diverso, ha un percorso attraverso le regioni. Ecco, le regioni sono queste però, questo, mentre lì con la cassa in deroga e con l'assegno ordinario vedevamo numeri di milioni, qui vediamo un numero di domande decretate dalle regioni in totale pari a 71.000 o poco più, con alcune regioni anche che mancano oppure con alcune regioni che hanno soltanto di recente mandato i primi flussi. Come vedete ci sono flussi che stanno arrivando il 23 di aprile, il 22 di aprile, quindi noi dalla data di trasmissione ci siamo impegnati a pagare entro 30 giorni dalla data di trasmissione, quindi ad oggi di queste nessuna risulta pagabile perché per noi l'impegno è entro 30 giorni. Tuttavia alcune regioni, tra cui anche il Veneto, alcuni flussi sono stati già pagati anche a pagamento diretto, il Lazio, il Friuli Venezia Giulia hanno avuto dei pagamenti probabilmente perché sono riusciti a mandare fin dall'inizio i flussi in anticipo, in tempi molto brevi. E infine fatemi concludere con quest'ultimo pezzo di welfare che mi sta molto a cuore, sostanzialmente perché l'istituto, come dico spesso, in passato dava una risposta a tutti, dai beneficiari di Naspi fino ai beneficiari di pensione, a tutti meno che ai poveri.
Ecco, con il reddito di cittadinanza il sistema di welfare si è completato e oggi, grazie a questo, noi riusciamo ad avere una coesione, sebbene con tutti i problemi che comunque ci sono, perché le persone hanno una riduzione di reddito, le persone accedono agli ammortizzatori sociali e con quei numeri necessariamente le risposte non possono essere in un giorno, in due giorni. E vi assicuro che dare una risposta a 11 milioni di persone in 30 giorni non è qualcosa che tutte le pubbliche amministrazioni sono in grado, e lo dico da cittadino, sono in grado di fare nel nostro paese. Quello che è successo qui, vedete, è stato un aumento nell'ultimo mese, nel periodo che va, nell'ultimo rilevato di aprile, una variazione del 9,8, quasi del 10%, con un numero di nuclei pari a 1,2 milioni ed oltre, per un aumento tra l'altro consistente per tutto il paese, non solo per il solito sud, quindi per tutto il paese generalizzato, dovuto molto probabilmente alla crisi. E tra l'altro questa variazione è soltanto quella registrata a marzo, perché sono i dati di aprile che si riferiscono a marzo. Mi aspetto che i dati di maggio e i dati di giugno, che si riferiscono appunto rispettivamente ad aprile e maggio, saranno ancora più importanti in termini di reddito e pensione di reddito di cittadinanza soprattutto. Questo ci fa dire appunto che questo strumento è stato un ottimo strumento, soprattutto rinforzato da quello che noi chiamiamo l'ISEE corrente, cioè la possibilità di rifare, di rivedere l'ISEE dei propri redditi, attualizzandoli all'ultima fotografia catturata. Ecco, permette a molte persone che non avrebbero altrimenti un reddito di accedere al reddito di cittadinanza. Certamente il reddito di cittadinanza ha una logica tutta, come dire, statica, si inserisce nella letteratura europea delle migliori tradizioni di reddito minimo e quindi ha una prova dei mezzi forte, così come tutti i redditi minimi, ha una prova dei mezzi sul patrimonio finanziario, ha una prova dei mezzi sul patrimonio immobiliare, ha una prova dei mezzi, e non siamo l'unico paese in Italia, anzi, ha una prova di reddito sulle proprietà di beni durevoli, quali macchine o cose simili, automobili, voglio dire. E quindi, come dire, ci sono delle rigidità. Si potrebbe intervenire probabilmente su questo ancora di più per allargare le maglie in un periodo di emergenza e dire non teniamo conto di alcuni criteri, per poterlo allargare anche a fasce di popolazione oggi non coperte. Io penso di aver detto tutto. La panoramica è sicuramente... L'ultima cosa la voglio aggiungere. Si tratta di due studi sull'impatto del Covid nei tassi di contagio in relazione alle attività produttive del paese. Sono due studi che la nostra unità direzione di studi e ricerche ha sviluppato negli ultimi giorni, e mette in evidenza un dato che sembra ovvio e banale, però qui è provato con robustezza statistica. Ve lo spiego soltanto con questa grafica e poi chiudo veramente. I settori essenziali, che poi sono i settori che non hanno chiuso, che sono circa il 50% delle attività produttive, sono quelle che dalla chiusura in poi, cioè dal 22 di marzo scorso, hanno avuto un tasso di contagio più elevato e quindi una parte calante della curva, quella che vedete blu, più alta. Invece le attività produttive concentrate nelle regioni e nelle province, che se volete vi indico pure, però immagino che non abbiamo più tempo, ma abbiamo anche un'evidenza su questa, quindi concentrate in quelle province che hanno chiuso le attività produttive, perché per la maggior parte caratterizzate da attività non essenziali, ecco, vedete che c'è una differenza di circa il 25% in meno dei tassi di contagio, la linea rossa che vedete. Mi fermo qui e vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Grazie Presidente. Mi permetto un commento su quest'ultima analisi. Immagino che sia, in qualche modo si sia tenuto conto anche delle caratteristiche specifiche delle province, perché se alcune di queste province sono nella zona dove c'erano già dei contagi più, come dire,
maggiormente avviati, e sto pensando a Lombardia, in parte al Veneto, Piemonte, ovviamente l'impatto è un po' diverso, anche se concordo che l'aspetto di chiusura e per il controllo del contagio sia un aspetto fondamentale nell'intera operazione. E per questo che quindi anche l'attività dell'INPS a supporto di quello che era appunto il decreto Cura Italia, della capacità di arrivare a supportare chi si trovava fermo con il lavoro e quindi con un reddito mancante, quanto prima e più velocemente si arriva a dare una risposta, quanto più è facile pensare che si rimanga, come dire, sottoposti alla quarantena e alla situazione di inoperatività e quindi di mancanza di reddito in maniera più stringente, insomma, quindi aiutando l'evolvere della situazione di emergenza. Io a questo punto, sperando che non ci siano difficoltà, darei la parola al collega D'Adalberto, che spero che ora... D'Adalberto, ci siamo? Io ci sono, mi sentite? D'Adalberto, grazie. Scusaci per prima, quindi ti lascio... C'è stato già un intervento molto ampio e completo da parte del Presidente. So che avevi in mente anche di toccare alcuni aspetti che riguardavano anche il dopo, quindi ti lascio la parola. Sì, grazie Monica. Grazie a Pasquale, al Presidente per essere con noi, per aver accettato il nostro invito. Io ho ascoltato con molta attenzione tutto quello che hai detto e innanzitutto vorrei fare veramente i complimenti, ma non per piaggeria, ma perché, diciamo, penso che l'Istituto abbia svolto un lavoro encomiabile e dobbiamo essere davvero consapevoli e contenti del lavoro svolto, e soprattutto, come tu hai detto, dobbiamo essere consapevoli di avere un sistema di welfare complesso sicuramente e molto articolato, ma che tutto sommato sta funzionando, sta dando prova di una notevole efficienza, considerati i presupposti che sono stati ricordati, cioè che siamo di fronte a una crisi esogena, imprevista e diciamo molto rapida nei suoi drammatici effetti. Detto questo, io volevo fare alcune considerazioni di fondo, rivolgendomi al Presidente sia nella sua, diciamo, qualità appunto di responsabile dell'INPS, di presidente dell'INPS, ma anche nella sua, diciamo, qualità di studioso, che so essere molto attento ai problemi del, diciamo, del welfare nel nostro paese e non solo nel nostro paese. E allora io volevo porre questi aspetti, questi profili che riguardano anche e soprattutto forse il dopo, cioè una riflessione, diciamo, sui profili che si sono evidenziati in questa crisi e che forse possono essere in qualche modo spunto di riflessione per un avanzamento del sistema. Il primo punto riguarda un dato che secondo me, e non solo secondo me, parlo anche in qualche modo a nome della categoria di chi si occupa diciamo di questa materia, sia dal punto di vista teorico sia professionalmente, e cioè quella di un'eccessiva frammentazione degli istituti, degli ammortizzatori sociali. Io ne avevo contati 14, ieri parlando con un mio carissimo amico mi ha detto: no, guarda che invece sono 20, ho contati, sono 23. E cioè anche noi perdiamo il conto, insomma, di quanti sono questi istituti diciamo che chiamiamo genericamente ammortizzatori sociali. Evidentemente ogni istituto vuol dire un campo di applicazione diversificato, vuol dire dei presupposti di intervento diversificati, e vuol dire anche, venendo proprio all'esperienza della crisi e ai numeri che tu Pasquale ci hai fornito, anche una certa diversità
come dire, nella rapidità e nell'efficienza dell'intervento. È evidente, per esempio, che la cassa in deroga stia dando una prova meno, diciamo così, efficiente rispetto ad altri ammortizzatori come la CIGO o l'assegno ordinario. Quindi questo tema che tu hai sollevato delle regioni è un tema, secondo me, su cui bisogna riflettere, anche perché stiamo parlando di una cassa molto, molto importante che va a coprire, diciamo, quelle situazioni, quelle imprese che non hanno accesso agli ammortizzatori ordinari e nel caso di specie, grazie al decreto Cura Italia, sono anche i piccolissimi imprenditori, quelli che hanno meno di 5 dipendenti che possono utilizzare la cassa in deroga. Quindi, diciamo così, forse bisognerebbe ripensare ad una razionalizzazione, uso questo termine un po' generico, di questo campo molto frammentato di ammortizzatori sociali. Il secondo punto riguarda il mix tra selettività e universalismo delle tutele, che è un grande tema. Chi studia il welfare sa che storicamente ci sono due grandi sistemi, due grandi, diciamo, modelli: il modello del welfare selettivo, che è tipicamente dei welfare degli stati più liberali o liberisti, diciamo oggi, e poi invece i sistemi più universalistici, che sono tradizionalmente le socialdemocrazie, insomma, i paesi europei del nord Europa in particolare. Ecco, e io ho l'impressione che questa situazione di crisi abbia messo in evidenza che, soprattutto con riferimento all'area del lavoro autonomo, ci sia la necessità di pensare con una logica di maggiore universalismo delle tutele, perché tu hai giustamente ricordato che da un momento all'altro ci siamo accorti che ci sono dei lavoratori. I lavoratori non sono solo i lavoratori subordinati, ci sono anche i lavoratori autonomi, i co-co-co, le partite IVA, i lavoratori autonomi in senso stretto, che non avevano, come tu hai ricordato, neanche il PIN, non avevano, erano degli estranei per l'istituto. Eppure questi milioni di lavoratori, perché secondo i dati che io ho, sono stati erogati 4 milioni di prestazioni, 4 milioni e 600 mila prestazioni individuali a questi lavoratori, sono un mondo che dovrà essere preso in considerazione anche in futuro. Cioè, è possibile che la cassa integrazione sia solo per i lavoratori subordinati e non ci sia un sistema di welfare che guardi anche al mondo del lavoro autonomo? Quindi si può pensare ad una riforma che segua una maggiore logica di universalismo delle tutele. Terzo punto, e poi concludo, il reddito di cittadinanza. Io sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto. È stato con il reddito di cittadinanza colmato un gap che ci distanziava dagli altri paesi europei, perché l'Italia era l'unico paese europeo che non aveva, assieme alla Grecia, che non aveva un reddito di cittadinanza. Mi domando se questo allentamento del criterio di condizionalità che è stato penso giustamente realizzato in questo momento, in questa fase, perché non essendo possibile lavorare non è che uno doveva dare prova che stava cercando lavoro. Ecco, mi chiedo se questo allentamento del criterio di condizionalità possa essere rivisto anche per il futuro, cioè pensando al reddito di cittadinanza non tanto o non solo come un sussidio, condizionato alla ricerca di una nuova occupazione, di un lavoro,
ma come un vero e proprio reddito di povertà, cioè un reddito che copre quelle situazioni in cui anche la ricerca di una nuova occupazione è difficile o impossibile. Quindi uno strumento in sostanza solidaristico di base che vada a, diciamo, a garantire quella fascia più debole della nostra popolazione. Anche questo è un pezzo importante di un sistema razionale di Stato sociale. Ecco, grazie ad Alberto. Prima di passare la parola al Presidente Tridico per come dire, dare risposte in parte certamente alle tue questioni, vorrei aggiungerne una che è estremamente generale, cioè c'è una certa... Come dire, in questo momento è particolarmente importante riuscire a dare risposte tempestive, però è anche, come dire, la dimensione dell'intera manovra è particolarmente rilevante. Quindi le preoccupazioni poi ci sono anche sulla capacità di mantenere per quanto tempo e quale sia poi l'impatto sul futuro del sistema della sicurezza sociale, perché sicuramente molte delle considerazioni che ha fatto ad Alberto ora, appunto, che portano e chiamano a maggiori attenzioni, comportano di conseguenza maggiori spese e quindi di scelte poi opportune per poter far fronte a queste maggiori spese. Siccome anche il rettore Bugliese era intervenuto con una, perché poi abbiamo interrotto la sua presentazione sulla presentazione di quelle curve, quante queste possono dare, viste le differenze, dare indicazioni anche su, anche se non è competenza, tra virgolette, valutazione dell'INPS, quanto possono dare indicazioni sulle modalità della ripresa e su i ritmi, i tempi della fase 2. Michele, spero aver interpretato correttamente la tua domanda. Ecco, le lascio la parola, Presidente. Parlo io? Bene, grazie, grazie delle rilevanti questioni. Sì, dice bene ad Alberto, sono 16 misure più il reddito di cittadinanza, considerando tutte le fattispecie. Cosa si potrebbe fare? O cosa si dovrebbe fare, a mio parere? Sugli ammortizzatori, a mio parere, si dovrebbe fare un ammortizzatore unico. Si dovrebbe eliminare la deroga, però, appunto, noi stiamo parlando in libertà. Quando tu dici eliminare la deroga e non tieni conto delle regioni, appunto, anche nella mia posizione stessa, io lo dico a livello teorico, eliminare la deroga senza tener conto delle regioni non è una cosa che si fa in due mesi e nemmeno in un anno. È un processo e non so se si arriva. Comunque, teoricamente sì, penso che sarebbe più efficace avere un ammortizzatore unico, quindi con il funzionamento dell'ammortizzatore sociale classico, che avremmo potuto estendere per qualsiasi dimensione o per qualsiasi settore del paese, attraverso la procedura attuale ma semplificata, con anche delle innovazioni che noi, alcuni esperti, conoscono bene, con delle trasmissioni direttamente del cosiddetto flusso uniemens, che è il flusso dei contributi, quindi una innovazione anche procedurale. Però a parte la procedura, che poi rimane soltanto essenzialmente un modo attraverso cui l'istituto gestisce la misura, l'idea di un ammortizzatore unico, almeno per tutti i lavoratori dipendenti, sarebbe quello che io penso possa essere più efficace. Per gli autonomi, anche qui, o per gli autonomi, per tutto quello che non è lavoro dipendente, l'idea del bonus non è malvagia, anzi, soprattutto per come l'abbiamo costruita adesso, è universalistica in un certo senso, cioè tutti quelli che non sono
dipendenti che non sono appunto, che hanno un rapporto di lavoro dipendente, possono fare domanda e tra l'altro non dovevano nemmeno dimostrare di avere una caduta di reddito, anche perché il paese prevalentemente era chiuso per tutti i settori, gli autonomi, i professionisti, gli artigiani non lavoravano. Probabilmente si poteva fare una riflessione sul commercio che rimaneva aperto, sul piccolo negoziante che rimaneva aperto, che è rimasto aperto. Ma noi abbiamo fatto anche un altro tipo di valutazione. Conosciamo il paese in cui viviamo e sappiamo che il reddito medio degli autonomi è di circa 14-15 mila euro. Se noi avessimo messo una soglia per cui se avessimo detto, che ne so, diamo i 600 euro a chi ha un reddito sotto i 30 mila euro, avremmo preso il 5% di quella popolazione. Parlo dal punto di vista formale, non dal punto di vista sostanziale. Lo sappiamo bene che nel nostro paese c'è una differenza tra i redditi, tra ciò che è formale e ciò che è sostanziale. Comunque, se avessimo messo una soglia su 30.000 euro, avremmo preso soltanto il 5%. E quindi se l'avessimo abbassata ancora di più, ma a quel punto sarebbe stato più disturbato, siccome lì si doveva intervenire con celerità, abbiamo pensato probabilmente che il modo migliore era quello di dichiararsi appunto con una partita contributiva aperta, una posizione contributiva aperta, commerciante, artigiano, oppure libero professionista, partita IVA, oppure nel caso degli agricoli, aver versato le 51 giornate l'anno precedente, oppure nel caso dello spettacolo, aver versato 30 giorni nell'anno precedente. E la soglia nello spettacolo c'è e sono i 50.000 euro. Comunque, al di là di queste differenze, poi tra diverse categorie, anche qui io avrei fatto un beneficio unico, un bonus unico, però in effetti la modalità è molto simile. Noi abbiamo le diverse categorie, anche perché abbiamo le diverse gestioni previdenziali. È vero che ne abbiamo unificate molte di gestioni previdenziali, tuttavia rimangono gli artigiani, i commercianti, i coloni, i lavoro dipendente. Quindi sulla base di queste categorie che noi abbiamo come IMSS, abbiamo poi disegnato le 5 prestazioni indennità 600 euro. Si potrebbe pensare a un'unica indennità, ma a quel punto di nuovo è soltanto una questione procedurale e noi la peschiamo dentro i nostri archivi, a secondo che sia commerciante o partita IVA, riusciamo a beccarla e riusciamo a dare la prestazione in ogni modo. Oggi l'abbiamo differenziato perché corrispondono queste indennità alle gestioni previdenziali che noi abbiamo nei nostri archivi. Ma qui si potrebbe intervenire tranquillamente, si potrebbe fare l'unico, è soltanto una questione lessicale, diciamo così, si potrebbe fare un unico bonus e avremmo il secondo pacchetto di ammortizzatori. E poi c'è il terzo, la terza gamba, il reddito di cittadinanza, che almeno temporaneamente, anche per tener conto di ciò che dice la collega Biglio, almeno temporaneamente si potrebbe liberare da vincoli stringenti quali ha l'attuale reddito di cittadinanza, nonostante in effetti, come hai notato ad Alberto, molti vincoli, soprattutto la condizionalità nel reddito di cittadinanza è stata sospesa. Questo è un vecchio dibattito. Come sappiamo, purtroppo il reddito di cittadinanza è stato inserito nel nostro ordinamento all'interno di un dibattito molto molto disordinato, molto propagandistico, molto, molto poco professionale, diciamo così. Non è nato all'interno di un dibattito che tra l'altro si stava sviluppando dopo, ma prima non c'è stato. Non so se vi ricordate, ma il dibattito sul reddito di cittadinanza era tra i divanisti e quegli altri, insomma, era un dibattito sciocco. Non aveva nulla a che fare con la migliore tradizione a cui tu hai fatto anche riferimento, dei criteri di selettività oppure dell'universalismo. Era tutta una cosa propagandistica, diciamo così. E oggi però una riflessione su quello ci si potrebbe fare, cioè a dire andiamo verso una modalità meno selettiva, più universalistica, considerando che in questo periodo di emergenza si sta facendo, però alla fine della crisi lo si manterrà? Ecco, secondo me questa è una risposta, una domanda giusta che dobbiamo porci, e la risposta soprattutto nella fase iniziale della ripresa, perché la fase iniziale della ripresa porterà nuovi poveri. Cioè io non penso che noi dovremmo
limitare il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza a una fase circoscritta di 2 o 3 mesi, perché nella fase di ripresa noi avremmo lasciato indietro molto capitale umano, un'erosione di capitale fisico e quindi una disoccupazione più elevata, molte persone che usciranno dalla NASPI, perché la NASPI, come sappiamo, dura la metà del tempo in cui hai versato i contributi o in cui hai lavorato, e quindi dopo la NASPI che faccio? Se c'ho una macchina non posso accedere al reddito di cittadinanza, se c'ho una casa non posso accedere al reddito di cittadinanza. La disoccupazione di lungo periodo dobbiamo cercare di catturarla nel periodo di ripresa, perché questo lascerà nuove povertà non previste dal reddito di cittadinanza. Quindi la domanda che tu ponevi, immagino che, o meglio, quella domanda che aveva già una risposta ad Alberto, io concordo, cioè lì bisognerebbe allargarla in quelle condizionalità, in quelle selettività troppo struccenti, almeno per un anno o due, insomma, almeno nella fase di ripresa che purtroppo non sarà lentissima, anche se apriamo adesso questa fase 2, la fase 2 certamente sarà una fase in cui probabilmente riusciremo a ricoprire il reddito, ma avremo perso capitale umano e stock di capitale fisico. Non so se sulla domanda che poneva la collega Biglio, sulla curva. Dunque, noi abbiamo normalizzato quella curva ai giorni trascorsi prima dell'avvio dei primi contagi in ogni provincia, e sia rispetto alla popolazione. Quindi, in effetti, quella stima lì è una stima molto robusta. Una stima che noi ci abbiamo anche pensato molto prima di farla uscire, perché avrebbe creato probabilmente dibattito o comunque domande interrogative, però la ricerca, come voi sapete benissimo, per noi è la ricerca imparziale, la ricerca super partes, e quindi la pubblicazione di riscontri e di evidenze scientifiche importanti come quella che abbiamo mostrato era un nostro dovere, e l'abbiamo fatto consapevoli che questo probabilmente avrebbe creato qualche ripensamento oppure anche qualche dubbio sulla opportunità di aprire in modo repentino senza aver fatto una riflessione aggiuntiva. Infatti, ed era l'osservazione che faceva il rettore Bugliesi, appunto, perché l'interrogativo se ha senso, cioè, pensare alla ripresa in un certo modo oppure no. Michele, ti do la parola se hai voglia e se hai piacere di intervenire sul punto. Vabbè, grazie, solamente sì, mi sembra rilevante, mi stupisce che non l'abbia fatta, come spiego adesso, l'Istituto Superiore di Sanità. Perché cioè questo, nel momento in cui crei le condizioni per riaprire, cioè chiedersi com'è andata dei due settori che sono stati al lavoro e non, mi sembra estremamente rilevante. È una bella analisi, mi incuriosisce, cioè, insomma, la pensavo anche in relazione alla riapertura che dovremmo studiare anche noi, cioè che effetti ha rispetto ai segmenti di popolazione che chiami qua e quelli che non chiami, insomma. È molto molto interessante questa cosa. Grazie Michele. Io mi permetterei di dar la parola, ci sono diverse domande che sono arrivate in chat, molte anche specifiche, non so se Presidente lei ha modo di vederle, però darei intanto, mi permetterei di dare la parola anche al direttore Pone, che magari ci riporta anche la situazione più specifica per quanto riguarda il Veneto. Antonio, dovrei averti dato la parola. Sì. Allora, mi vedete anche oltre a riuscire a sentirmi? Per il momento ti sentiamo. Adesso ti vediamo anche, benissimo. Perfetto. Grazie. Allora, effettuerei alcune considerazioni a partire dall'intervento del Presidente. Perché, e anche poi dall'intervento, devo dire, del Professor Perulli, che mi sembra che abbia posto poi la questione base, diciamo così, che è l'oggetto poi dell'incontro di oggi, no? Quindi, la distinzione tra crisi endogena e crisi esogena. Abbiamo affrontato una crisi repentina, esogena, improvvisa, assolutamente repentina, con un set di strumenti che sono gli strumenti di partenza che abitualmente utilizziamo per quella che è la normale dinamica di crisi aziendale, di settore più complessiva.
Questa esperienza può anche essere a questo punto vissuta e metabolizzata come un momento di valutazione, una specie di stress test, per fare capire quale possa essere il corretto modo di guardare a queste emergenze e se queste possano e debbano essere affrontate con strumenti ad hoc. Quindi una sorta di dicotomia tra ammortizzatori tradizionali e ammortizzatori ad hoc, perché in questo caso, nella logica del governo, che è stata una logica tesa ad includere, siamo passati alla creazione di nuovi strumenti per garantire correntezza di reddito a chi era escluso dagli strumenti ordinari e quindi, diciamo così, l'occasione per fare una valutazione di chi abbia dato miglior prova di sé. A mio avviso è questa la prospettiva alla quale andare a guardare i dati del Veneto, perché dopo la ricca messe di dati che il Presidente ci ha fatto vedere prima, forse ha senso la declinazione sul Veneto calarla su questa, come dire, su questa linea di valutazione. Cosa ha funzionato meglio? Cosa ha funzionato peggio? Cosa possiamo imparare da questo shock? Allora, quello che si può dire, a mio avviso, è che sicuramente le nuove forme di indennità 5 più 3 messe in campo ad hoc, compresa quella residuale, alla fine sembrano aver dato la miglior prova di sé. Cioè, la logica in caso di crisi esogena, in cui c'è una serrata complessiva, una chiusura complessiva dell'economia, è quella di avere un soggetto, in questo caso l'INPS, che funga da helicopter money e sostanzialmente intervenga in tempi rapidi. I volumi li ha citati prima il Presidente, in Veneto questi numeri significano 307.000 domande, 250.000 già pagate, la restante parte o respinta perché il soggetto non aveva il titolo per chiedere, oppure in corso di definizione del pagamento sulla base dell'IBAN che è in corso di accertamento perché magari ha dato qualche problema, molto spesso le persone hanno indicato un IBAN non corretto, sostanzialmente una risposta massiva garantita in un lasso di tempo molto breve. Apertura delle presentazioni delle domande il 1° di aprile, il completamento delle operazioni è sostanzialmente avvenuto il 21 di aprile, partendo da procedure che erano tutte da impiantare. Quindi da questo punto di vista un tempo di risposta molto molto ravvicinato, molto veloce, su volumi molto molto elevati e nella prospettiva che se dovremo riprovvedere ad aprile a una nuova tornata probabilmente si sarà ancora più veloce, perché probabilmente non dovremo necessariamente avere una nuova domanda, si sta ragionando anche su un meccanismo automatico e da questo punto di vista chiaramente lo strumento diventerà molto ancora più veloce e potrà esplicare un ulteriore potenziale. Guardiamo la cassa integrazione ordinaria adesso. La cassa integrazione ordinaria in Veneto ha fatto registrare 35.000 domande errotti per un volume complessivo di lavoratori interessati che è attorno al 500.000 di addetti. Numeri importanti. Qual è lo stato dell'arte? Lo stato dell'arte è che di queste domande ne sono già state autorizzate 31.000. La giacenza sono 4.000 domande che rappresentano il pervenuto di 2 giorni. Ancora oggi arrivano circa 1.500-2.000 domande di cassa integrazione al giorno. Questa è già una risposta a una delle domande in chat sulla retroattività della domanda di cassa integrazione. Quindi sostanzialmente il sistema ha risposto abbastanza velocemente, perché siamo alla fine del mese di aprile e il grosso delle domande è stato autorizzato. Sapete però che il percorso è un percorso che porta le domande a pagamento diretto, che sono state distribuite in questa tranche in un rapporto 1-7 rispetto al totale, materiale a credito dei soldi al lavoratore solo al termine di un percorso che passa attraverso l'invio dei modelli SR41 e poi la disposizione a pagamento diretto, ma comunque complessivamente una risposta abbastanza immediata. La situazione invece sul versante cassa in deroga è una situazione più in ritardo e su questo si è innescato il dibattito politico, dibattito anche
negli addetti ai lavori in questi giorni. Sotto ogni profilo è quello della farraginosità della procedura rispetto alle procedure di informativa, consultazione, accordo sindacale, la necessità del passaggio alla regione per la presentazione delle domande, gli accordi, un meccanismo obiettivamente più complesso, perché esce, diciamo, dall'ambito di stretta gestione dell'istituto, passa attraverso degli accordi quadro fatti a livello regionale tra regione e parti sociali, che definisce le linee guida per la presentazione delle domande. A quel punto gli enti emanazione delle regioni mettono sul proprio portale a disposizione il format per la presentazione delle domande, dopodiché le domande vengono inviate, sono soggetti a decretazione da parte della regione, le manda all'INPS per il vaglio e la richiesta dell'SR41 alle aziende, queste sono tutte a pagamento diretto. Quindi da un certo punto di vista, se vogliamo, sarebbero gli interventi prioritari sotto il profilo dell'importanza, perché non sono anticipati dal datore di lavoro, vanno direttamente nel conto corrente del lavoratore e in un certo senso danno anche sollievo quindi all'azienda, però sono quelli che arrivano più tardi. E devo dire, in Veneto la situazione è positiva, c'è stata un'accelerazione negli ultimi giorni, la regione ci ha mandato 19.000 domande decretate nel corso degli ultimi giorni della settimana scorsa, l'istituto ne ha già lavorate 12.000 e quindi è in corso adesso il vaglio delle ultime tranche di 6.000 domande. Il flusso del pervenuto da parte della regione sarà elevato anche nei prossimi giorni, perché complessivamente la regione ha più di 35.000 domande di cassa integrazione in deroga già ricevute, quindi dovremo arrivare a quel numero lì complessivo di domande decretate e autorizzate. Naturalmente il pagamento diretto al lavoratore passa per il ruolo assolutamente essenziale, del quale vale la pena veramente di ringraziare per la collaborazione degli intermediari, professionisti, dei consulenti del lavoro, perché devo dire è tutto un sistema che sta lavorando per riuscire a portare ad avere i lavoratori i soldi velocemente, però è chiaro che questo ammortizzatore sta avendo una tempistica più dilatata nel tempo e probabilmente qualche riflessione andrà fatta. Questa, diciamo, criticità, che è una criticità legata appunto alla gestione di una crisi di tipo esogeno, dove è importante l'immediatezza dell'intervento a fronte di una massività che è la caratteristica essenziale che deve essere garantita, si aggiunge anche la particolarità legata al consueto tema del meccanismo di finanziamento stop and go che ha la deroga, perché voi sapete che la deroga è soggetto a un meccanismo di finanziamento con un decreto ministeriale che poi viene ripartito tra le singole regioni sulla base dei fabbisogni, i consumi sono monitorati, nel momento in cui cessano le disponibilità di fondi, si cessa la possibilità di autorizzare da parte della regione e conseguenzialmente da parte dell'INPS di pagare. Ecco, tutto questo, tutto sommato, meriterebbe un ulteriore approfondimento, un tema nel tema, ossia nella situazione in cui ci troviamo, in una condizione in cui uno dei temi da garantire agli operatori economici è anche, come dire, certezze sotto il profilo di quelle che sono le variabili fondamentali per poter esercitare delle scelte allocative, delle scelte di carattere gestionale, di scelte di programmazione. È chiaro che un meccanismo di finanziamento stop and go, per quanto giustificato dagli equilibri di finanza pubblica e per quanto sicuramente sotto il profilo della correttezza amministrativa sia un requisito importante, c'è da chiedersi se possa essere un meccanismo che ha un limite, come dire, un limite oggettivo, insomma, no? Perché questo comunque impatta sulla certezza che possono avere poi le aziende, specie in prospettiva, di riuscire a recuperare, diciamo così, a utilizzare lo strumento. A mio avviso questo era un limite su cui bisognava già incidere quando parlavamo di crisi endogene. È un limite che era emerso nella sua pienezza già nella crisi del 2009, 2010, 2011. È un tema che emergerà sicuramente a breve, perché proprio con oggi stavamo facendo due conti, siamo molto vicini al limite previsto per il finanziamento per quanto riguarda la ripartizione operata sul Veneto. Ecco, credo che questi siano temi su cui
occorre riflettere, perché dalle esperienze, anche dalle esperienze importanti, critiche come quelle che stiamo facendo, possiamo portare a casa qualcosa di importante, che è un set di strumenti adeguati e la, come dire, la capacità di metabolizzare ciò che ha funzionato e di invece accantonare o comunque di modificare ciò che non ha dimostrato di essere adeguato al tipo di situazione che si è verificata. Per il momento mi fermo qui per lasciare poi eventualmente lo spazio ai interventi successivi se ci sono delle domande o altro. Grazie. Grazie, grazie Antonio. Io direi che raccoglierei qualche domanda dalla chat. Non so se il Presidente ha già avuto modo di scorrerla. Ci sono domande che sono a volte più puntuali, meno puntuali. Non so se ha piacere risponderne qualcuna direttamente lei, altrimenti mi permetto di riportargliene due o tre. Proprio per... Ti prego. Allora, c'è parecchia, ci sono richieste sulle situazioni, cioè come si opera, oppure che cosa è possibile meglio fare quando ci sono forme contrattuali a intermittenza. E qui si pensa per esempio al caso dei lavoratori nell'ambito dello spettacolo, baristi o chi opera nei musei. E questo è collegato anche alla situazione in cui per esempio l'intermittenza non è nell'arco del breve periodo, ma magari solamente durante il periodo estivo, che in questo momento è al di fuori della fase emergenziale contingente, però potrebbe avere ripercussioni ovviamente visto come ci si sta praticamente ritardando o rinviando tutta una serie di attività. Sì, purtroppo quando si parla di nuovo il mercato del lavoro, in realtà il mercato del lavoro italiano è molto frammentato. Ciò non giustifica ovviamente, come abbiamo detto prima, la frammentarietà anche degli strumenti. Tuttavia, nella fase attuale, l'ancoraggio alla gestione previdenziale è stata la scelta. Ora, sugli intermittenti, effettivamente, su molti stagionali c'è un problema, che adesso vi dico anche qual è la soluzione proposta. Il problema è stato che molti stagionali, gli stagionali noi li catturiamo attraverso i codici Ateco. Okay. È l'unico modo che ci permette di sapere a noi con certezza che è uno stagionale, perché altrimenti chi lavora d'estate potrebbe essere uno stagionale anche se fa, non so, il meccanico, no? Quindi i codici Ateco per noi sono l'ancoraggio principale. Dopodiché effettivamente molte persone lavorano d'estate al di là del codice Ateco. Come le prendiamo queste persone? C'è un DM in corso, dovrebbe essere in vigore domani, in virtù dell'articolo 44 dell'attuale DL 18 del 2020. Se vi ricordate, quell'articolo parla di un reddito di ultima istanza. A chi è indirizzato questo reddito di ultima istanza? Che è qualcosa di diverso rispetto al REM, al reddito di emergenza. Il reddito di ultima istanza era già previsto dal decreto 20, dal DL 20, dal DL 18 del 2020, cioè tutte quelle persone, appunto, tipo gli stagionali, tipo gli intermittenti, che non sono classificati come stagionali secondo le regole del codice Ateco, ma che appunto non rientravano nel sussidio stagionali, possono far domanda nel cosiddetto reddito di ultima istanza. E da domani è in vigore la legge, domani dovrebbe essere in vigore la legge, perché era un DM, un decreto ministeriale di riferimento che si riferiva all'articolo 44 del decreto legge varato. Quindi queste persone verranno riprese da questo reddito di ultima istanza e nel successivo decreto di aprile, di fine aprile, ci sarà per loro il reddito di emergenza. Ecco, qui io vedo che sono arrivate altre domande sempre sulla questione appunto degli interinali o di chi si è ritrovato a perdere il lavoro esattamente perché era in periodo di prova e non è stato confermato nel mese di marzo, ad esempio. Queste sono situazioni che penso non siano uniche, però ugualmente sono al di fuori probabilmente, o forse bisogna trovare il meccanismo per riportarle all'interno degli istituti previsti. Queste, appunto, di nuovo, queste, i periodi di disoccupazione verranno estesi. Coloro che hanno avuto la scadenza della NASPI nel periodo che va tra febbraio e il prossimo decreto che sancirà una data, maggio,
potranno godere di ulteriori 2 mesi di NASPI, se hanno finito la NASPI. Quindi questa è la risposta per i percettori di NASPI che stanno avendo la scadenza in questi giorni. E, tuttavia, tutte le persone, di nuovo, come gli stagionali o anche i disoccupati che allora sarebbero al terzo mese di scadenza e non hanno ovviamente trovato lavoro, perché questo è un momento in cui il mercato del lavoro non tira e quindi non assorbirebbero, quelle persone andrebbero sul reddito di emergenza. Il reddito di emergenza è diverso dal reddito di cittadinanza, ha dei criteri molto molto più ampi. Ne dico qualcuna così ci capiamo. Il reddito di emergenza ha un ISEE di riferimento intorno, o dovrebbe, parliamo col condizionale perché è il nuovo decreto, dovrebbe avere un ISEE di riferimento pari a 15.000 euro. Quindi è una, comincia a essere molto importante, parliamo di ISEE, quindi non di reddito. Cioè una famiglia con 4 persone potrebbe avere un reddito di 25.000 euro per rientrare in questo ISEE di 15.000 euro. Poi parliamo di un reddito di emergenza senza quelle condizioni stringenti del patrimonio finanziario, che oggi sono fissate in 6.000, 8.000, massimo 10.000 euro rispetto al numero dei familiari. Il nuovo reddito di emergenza dovrebbe prevedere un massimo patrimoniale fino a 25.000 euro, quindi posso avere dei risparmi fino a 25.000 euro. E poi non ha quei criteri legati ai beni durevoli quali automobili o altro, e quindi appunto lavoratori potrebbero essere altrimenti esclusi da questi criteri. Queste persone verranno catturate, intercettate dal reddito di emergenza, che dovrebbe essere in vigore appena il nuovo decreto di fine aprile dovrebbe essere varato. Ecco. Grazie, allora io chiederei a dottor Pone se eventualmente aveva individuato delle domande in chat a cui riteneva che fosse utile rispondere, così diamo atto anche delle varie sollecitazioni raccolte. Antonio, ha individuato qualcosa? O... Allora, mi sentite? Sì, certo. Mi è sbloccato, perfetto. Allora, diciamo, c'erano una serie di interrogativi che riguardavano l'SR41. Allora, questi sono interrogativi molto tecnici, sicuramente appartengono a professionisti che assistono alle aziende. Sull'SR41 è stato fatto un intervento di semplificazione rispetto a quello standard, però probabilmente non è questo il contesto per parlarne, perché magari il tema non interessa a tutti. Eventualmente, se ci sono quesiti, fateli pure a me, io rispondo al singolo consulente. Semmai val bene la pena invece di evidenziare come si sia, per esempio, nell'emergenza in tempi molto veloci, una delle cose positive che ci portiamo a casa è l'abolizione di un altro modello, la 363, che costringeva il beneficiario ad andare in banca a far certificare l'IBAN e dirci sostanzialmente in modo certificato che quello era il suo IBAN. Adesso tutto questo è stato sostituito, e questo nel giro di pochissimi giorni, da un accordo con le banche che fanno un controllo automatizzato dell'IBAN della persona, ed è questo anche che ha consentito il pagamento veloce di un volume così importante di indennità, che altrimenti potete pensare cosa avrebbe comportato in un contesto di restrizioni alla mobilità avere tutto questo, diciamo così, muoversi di persone per farsi in qualche modo certificare i dati per il pagamento. Dopodiché sugli intermittenti ha risposto in maniera assolutamente esaustiva e come nessuno avrebbe dovuto fare il Presidente. Sicuramente, diciamo così, ci sono degli sviluppi, a parte il reddito, diciamo così, la modalità di indennità residuale, si sta cercando in qualche modo di garantire a questa fetta di persone un modo per avere correntezza di reddito. Si tratta di fette di lavoro in cui il tema della correntezza di reddito è altrettanto importante, anche se si tratta di lavoratori non continuativi e saltuari, e quindi deve essere sicuramente preso in considerazione. Qualcuno faceva riferimento anche a colf e badanti. Lì c'è un tema nel tema, che è il tema dell'importanza della regolarità dei rapporti, perché il lavoratore domestico che è in regola con il suo datore di lavoro nel rapporto di impiego ha diritto a una serie di ammortizzatori. E il problema è, ovviamente riguarda la platea, che in Italia sappiamo essere
una platea importante di soggetti che invece svolgono questo lavoro senza essere in chiaro. Molto spesso è il lavoratore che per una serie di motivi, magari per non perdere l'assegno per nucleo familiare o per altri motivi, chiede di non essere retribuito in chiaro. Ecco, anche questo è un tema nel tema, no? Che fa capire qual è l'importanza di avere una copertura contributiva che ti possa garantire l'accesso all'ammortizzatore. Anche perché qualcuno nella chat lo ha fatto notare, c'è il tema dell'intervento, tra virgolette, emergenziale a pioggia, ma poi c'è il tema nel tema, che è quello che in linea di principio è anche, direi, sostanzialmente per gli equilibri di bilancio complessivi, la contribuzione serve proprio a creare le condizioni per poter affrontare queste dinamiche che non possono e devono necessariamente sempre essere lasciate alla fiscalità generale, no? Anche perché altrimenti chi paga, tra virgolette, è, alla fine, diciamo così, è svantaggiato rispetto, o comunque diciamo, ha sostenuto un onere inutile rispetto a chi non paga. Ecco, grazie Antonio. Io direi che siamo giunti alla fine di questa nostro pomeriggio. Io mi permetto di ringraziare in primis il presidente Tridico per la presenza e anche per l'esaustività, insomma, della sua presentazione e la disponibilità a rispondere a una serie di domande. Ringrazio il direttore Pone, ringrazio il collega Adalberto Perulli. Ricordo a tutti che gli incontri proseguono, quindi ci sentiamo la settimana prossima, sempre di martedì. La settimana prossima il tema è il turismo, con particolare attenzione a questioni contrattualistiche e con un occhio ovviamente rispetto alla situazione di Venezia. La settimana successiva avremo un incontro un pochino più interdisciplinare da questo punto di vista, parleremo della diffusione del virus, intendendo questo sia in termini sanitari che in termini di fake news che in termini di volatilità sui mercati, quindi con una visione decisamente più ampia. Presidente? Posso aggiungere qualcosa? Certo, volentieri. Sulle fake news, visto che le ha citate alla fine, sono, come dire, qui ci vorrebbe veramente Gramsci. L'istruzione, secondo me, è la migliore arma contro le fake news. Ovviamente Gramsci non si esprimeva in questo modo, però possiamo sicuramente attualizzare questo concetto. Ci stanno veramente massacrando. Le dico una cosa soltanto, anche per, come dire, come aneddoto, ma è aneddoto che riguarda un numero di persone importante. Pone l'ha citato en passant. Si riferisce ad esempio al fatto che molti utenti, noi abbiamo pagato milioni di utenti, ma molti utenti hanno sbagliato il loro IBAN, sì. Oppure molti utenti hanno sbagliato la categoria di appartenenza, oppure molti utenti hanno messo l'IBAN della moglie, oppure molti utenti hanno messo l'IBAN della società. Ora, nella domanda che noi abbiamo costruito apposta per gli autonomi, abbiamo scritto che l'IBAN deve essere e non può essere che personale. Ma sa perché? Perché abbiamo eliminato, ad esempio, un modello 163, che prevedeva che il lavoratore andava in banca, si faceva mettere il timbro su quell'IBAN e poi diceva all'INPS: ecco, questo è l'IBAN che mi devi pagare. Siccome non c'è questa possibilità, l'abbiamo escluso, è una semplificazione che tutti quanti hanno apprezzato, certo. Abbiamo deciso di fare una condivisione del database con le banche, con ABI, quindi a ogni codice fiscale deve corrispondere un IBAN. Se questa corrispondenza non c'è, io non posso pagare, perché altrimenti farei una prestazione in debita, anche se quella è sua moglie, oppure anche se è qualcun altro. La legge mi dice che devo farlo soltanto. Io ne ho 300.000, soltanto se trovo questa corrispondenza. Codice fiscale IBAN. Io ne ho 300.000 di questi bloccati, e sono persone molto numerose sui social, dappertutto, che dicono che l'istituto non li paga. Tra l'altro io dovremmo rigettarli, però stiamo cercando in qualche modo di informarli. Poi sono 300.000, un recupero uno per uno, non automatizzato, di queste persone non è facilissimo. E molto spesso la corrispondenza tra IBAN, come Antonio sa perché ha esperienza sul territorio, per noi questo è molto spesso anche un indizio e un sospetto di frode, perché succede molto spesso di nuovo che intermediari, patronati, fanno la pratica
a Tizio e Caio, autonomo, ma mettono l'IBAN di un clan mafioso. Ed è successo. La procura di Nocera ha sgominato una banda legata a CAF e patronati che dava le prestazioni sulla base di profili che meritavano la prestazione, ma mettevano l'IBAN di altre persone. E quindi ora noi, nel momento in cui non verifichiamo la corrispondenza tra utente e IBAN, anche se l'individuo l'ha fatto in buona fede, cioè aver messo quello di sua mamma o di sua moglie, noi non possiamo pagarlo. Ecco, di questo, di fake news che poi stravolgono questo contesto assolutamente ragionevole, noi siamo pieni e ci dobbiamo assolutamente liberare, anche con l'aiuto della formazione delle università. Ecco, siamo qua anche per questo, vedo il rettore Bugliesi che appunto sottolinea tutta la sua solidarietà. Presidente, Michele, se vuoi ti ho dato voce, ma no. la ringrazio nuovamente. Su questo aspetto appunto torneremo, perché è un aspetto non di poco conto, che poi alla fine incide, e come giustamente hai fatto notare, sono pratiche che sono a uno e quindi vanno in qualche modo di impedire anche un regolare funzionamento e quindi anche a ritardare poi tutta una serie di altre pratiche. Grazie ancora, ringrazio grazie. Tutti e alla prossima settimana, per quello che ci riguarda. A presto, spero, Presidente. Arrivederci. Grazie.